Un'altra scorpacciata di titoli per l'Accademia di Arti Marziali di Rimini in Combat League, una delle federazioni più importanti a livello internazionale ai campionati italiani che si sono svolti a Roma. L'Accademia ha partecipato con 5 atleti, ottima la prova di Evelyn Borisov che ha conquistato il K1 con un KO spettacolare in 18 secondi. Ho cercato di finalizzarlo il meno possibile, infatti così è stato, in 18 secondi l'ho finalizzato. È stato interessante e ho vinto per sottomissione ai punti. Torneo di sola lotta per via di un infortunio alla mano che però comunque mi serve nel mio sport vero che è nell'MMA. Dai, prima torneo di submission, ho iniziato con un classe B, ho vinto ai punti anche lì, mi è piaciuto. Ho combattuto in MMA, campionati d'Italia. Ho iniziato dai piedi, siamo andati dopo in lotta, l'ho chiuso in una leva al braccio. E ho vinto per una leva al braccio che si chiama Anbar. Ho combattuto nella categoria di K1 di meno 80 kg e ho conseguito come risultato il titolo nazionale italiano assieme a pari merito al mio compagno Andrea Corso. E sono molto contento perché è stato il conseguimento di un percorso iniziato con i regionali negli scorsi mesi, come sempre è stata una gara molto divertente e molto impegnativa. Sono arrivato in finale dopo due match dove ho con il mio compagno di accademia Luca Pinto, il maestro ha deciso di affidare per esperienza il titolo a lui, io sono vice campione d'Italia, però come prima esperienza a livello agonistico io sono molto contento del risultato.